26 aprile 2005, Berlusconi alla Camera, intervento deciso sull'IRAP fino all'abolizione in 3 anni. 29 aprile, quest'anno è, Siniscalco, riformeremo l'IRAP perché ce lo chiede l'Europa. Maroni, 12 maggio, taglio all'IRAP per decreto entro maggio. Alemanno, smantellare il mostro dell'IRAP. Berlusconi, 13 maggio, bisogna tagliare 12 miliardi in un anno. Tremonti, l'IRAP va ridotta subito, meglio farlo per decreto. Vietti, 19 maggio, dobbiamo farlo presto. Calderoli, decreto assolutamente entro 20 giugno. 20 maggio, Berlusconi, su IRAP ci sarà comitato politico ad hoc. Follini, 25 maggio, non esiste comitato politico ad hoc. 27 maggio, Berlusconi, nessun ripensamento, taglio si farà. 14 giugno, Berlusconi, nessun taglio nel 2005, scavalchiamo, si parte l'estate dal 2006. 30 giugno, Berlusconi, riduzione IRAP, ci siamo con la prossima finanziaria. 13 luglio, Siniscalco, campato in aria il rinvio dell'IRAP. Berlusconi, taglio 15 luglio, sarà in finanziaria. Scaiola, IRAP eliminata entro 2 anni. Maroni, la Lega sta facendo fuoco e fiamme, indispensabile taglio dell'IRAP. 27 settembre, niente taglio dell'IRAP. Cioè non lo fate.